speranza e futuro per Sant'Arpino in piazzetta d'acquisto, un altro comizio dai toni molto forti sempre sul piano politico. Lei si è scagliato duramente contro Maisto denunciando la sua incoerenza, la sua incapacità di essere un uomo che rispetta il suo passato. Certamente, la mia accusa non è personale ma è politica, si è messa insieme al disantismo peggiore che ha governato in questi anni il Comune di Sant'Arpino e non può venire a dare patenti di moralità agli altri, non può certamente cercare di lavarsi la coscienza piantando un albero della legalità, stando insieme a quelli che al momento in cui ha patteggiato di santo non si sono dimessi. La legalità si vive e si opera tutti i giorni, non è certamente piantando un albero, quindi il mio attacco è soltanto politico, non è assolutamente personale, nei suoi confronti e anche nei confronti di Boerio. Io ritengo che sono due liste simili, tanto è vero, quelli di Maisto e Alleanza Democratica Bis e quella della Boerio è una lista di copertura dove il vero dominus è Di Santo, che utilizza sempre gli stessi metodi, sempre gli stessi modi per fare politica, e mi dispiace per Yolanda che si è prestata a questo gioco. Lei ha ribadito più volte che la squadra di Maisto di fatto sta facendo campagna elettorale con i soldi del comune e quindi con i soldi dei cittadini. Certo, è così, perché fare in piena campagna elettorale, il 13 maggio, il 18 maggio, impegni di spese per sistemare rete idrica, senza alcuna programmazione, senza averlo previsto in nessun bilancio e farlo in maniera duplicata rispetto all'intervento precedente, significa fare campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Però sappiate che i cittadini questa volta hanno gli occhi aperti, non si faranno fregare, sapranno distinguere chi cerca di prenderli per i fondelli, utilizzando in campagna elettorale i soldi pubblici per fare la campagna elettorale e chi invece mette passione e onestà per la politica. Ancora una volta lei ha rimarcato che il vero candidato sindaco della lista di Boerio è Di Santo, noi aggiungiamo giustamente, lo sanno anche le pietre. Un'altra cosa grave per la politica santarpinese, lei ha sottolineato. Questo è un paese che è vissuto di politica, è un paese che nella zona aversana, nella zona tellana si distingueva per una grossa passione politica, per la presenza di una forte sinistra organizzata, per la presenza di grossi esponenti anche della Democrazia Cristiana che hanno partecipato ai ruoli nazionali e diciamo è un paese in cui la politica è stata vissuta in maniera forte, intensa, un paese del compromesso storico, un paese dove è passato Giorgio Napolitano, è stato qui da noi ed ha partecipato in maniera attiva e quindi in questo caso Di Santo rappresenta un'anomalia, Di Santo è una vera sciagura per questo paese. Il disantismo ha lasciato dietro una macedes, io lo definisco una cometa in negativo che passando ha lasciato dietro una devastazione morale e politica, un uomo che ha cambiato 5-6 partiti soltanto per arrivare al potere, una persona che ha fatto decadere la politica e una persona che alla fine poi candida un altro posto suo per deviare ancora una volta la politica. Questo è Sant'Arpino e non è il Sud America, caro Eugenio, e questa volta il paese ti darà una risposta. Un'ultima cosa che è una curiosità, lei chiudendo il comizio ha detto forza Sant'Arpino, le è scappato un pugno chiuso rivolto alla platea, era un gesto di incoraggiamento o anche un gesto politico? Era un gesto di incoraggiamento, un gesto di rabbia, un gesto politico, insomma era la volontà di esprimere la voglia di lottare, la voglia di cambiare in maniera coerente, in maniera lineare, cercando di fare politica. I ragazzi che stanno con me sono dei ragazzi politici, non hanno nessuna responsabilità amministrativa e anche le persone meno giovani che stanno con me ne hanno mai amministrato nel corso di questi ultimi anni e quindi questo pugno chiuso rappresentava dentro tutta questa storia, questa passione, questi mesi di battaglie e di sacrifici per arrivare a un comune che è dissestato, arrivare a governare un bilancio devastato, arrivare a governare una difficoltà notevolissima, io già lo so. Per questo chiedo ai cittadini di darmi la possibilità di capire prima di poter programmare e di iniziare per effettivamente la ripresa del comune.